Ben ritrovati e benvenuti sul mio canale. Sono Angela, una pasticciona in cucina, e oggi impariamo a cuocere la pasta insieme alle uova sode per fare una bella insalatona estiva. Buona visione! Oggi vediamo come cuocere insieme la pasta con le uova, ad esempio per un'insalata di pasta. Dobbiamo fare le uova sode, non abbiamo molto tempo, cuociamo tutte insieme. Vediamo cosa dobbiamo fare. Molto semplice, all'interno della pentola andiamo a versare la quantità di pasta che abbiamo deciso di utilizzare. Nel mio caso sto andando ad utilizzare 260 g di pasta. Alla pasta vado ad aggiungere dell'acqua fino a coprirla e superarla un pochino. Non è proprio coperta, quindi vado ad aggiungerne dell'altra. Non è importante perché tanto poi andremo a scolare la pasta. Quindi a questo punto dobbiamo aggiungere il sale in questo modo. Velocemente prepariamo le uova. Io sto utilizzando la pellicola da cucina. Vado praticamente ad incartare l'uovo in questo modo, chiudetelo tipo caramella. Riprendo la pentola, vi faccio vedere, vado a posizionare l'uovo dentro la pentola insieme alla pasta. Io preparo due uova sode. Come prima, pellicola. Chiudete. E posizionate. Adesso rimettete la pentola al suo posto e avviamo la cottura. Posizionato la pentola al suo posto, pentola accesa, posizioniamo il coperchio, chiudiamo la valvola. Ora premete manuale, regola. Il tempo comincia a lampeggiare, portate il tempo a 6 minuti. Ci vediamo al termine della cottura. Se la pasta con le uova stanno cuocendo, prendete un contenitore alto, io sto andando ad utilizzare la brocca, vado a versare acqua fredda di rubinetto. Quest'acqua ci servirà per dopo per le uova. Pasta delle uova terminate, quindi arrestiamo la pentola premendo questo tasto qui sotto. Prendiamo un cucchiaio. E facciamo sfiatare la pentola. E uova cotte. Ora vado a togliere le uova e vado a scolare la pasta. Utilizzando un cucchiaio forato vado a prelevare le uova una alla volta, scolo e vado a versare all'interno della brocca che vi avevo fatto vedere prima, che ho riempito con l'acqua fredda.
Adesso scolate la pasta e andatela a condire e le uova lasciatele così. Ora sbocciamo le uova sode. Quindi per prima cosa le andiamo a togliere dalla pellicola che gli abbiamo messo intorno. Vedete come viene facilmente via la buccia? In questo modo. Togliete sempre la pellicola. Ed anche il secondo uovo è stato sbocciato. Viene proprio in maniera molto veloce via la buccia. Lo passo adesso un attimo nell'acqua e ve le faccio vedere che le taglio, come sono perfette all'interno. Si vede? Sono cotte perfettamente. Cottura delle uova perfetta. Il video termina qui, la mia insalata di pasta è pronta, l'olio già l'avevo aggiunto, è fatta in maniera proprio semplice, semplice, semplice e a me adesso non rimane che augurare un buon appetito a tutti quanti voi e non dimenticate di lasciarmi un like, di commentare, di iscrivervi se è la prima volta che capitate qui sul canale. Se invece volete le notifiche ce l'ha sempre la campanellina e nell'info box mi trascrivo gli ingredienti. Ciao a tutti e buon appetito. Spero sempre di esservi stata utile. Ciao, un bacione.